In settimana la Nissa ha rimodulato il suo staff societario e tecnico. Dopo le prime due partite in pectore, ieri è stata la prima ufficiale di Alessio Sferrazza come allenatore della squadra biancoscudata. Per la parte dirigenziale, Vincenzo Cancelleri è stato nominato direttore generale ed Antonio Emma confermato direttore tecnico. A fine partita abbiamo ascoltato i commenti dei protagonisti e del presidente Sergio Iacona. Sono estremamente soddisfatto perché abbiamo assistito ad una partita veramente molto bella, nella quale non è che abbiamo tenuto testa, abbiamo dominato una squadra con mezzi tecnici superiori a quelli nostri e la sorte non ci ha aiutato, perché se avessimo vinto non avremmo rubato nulla. Il dato soddisfacente è che ho visto veramente dare il cuore in campo, una squadra che si è impegnata allo stremo e che in questo momento probabilmente ha bisogno di qualche rincalzo in più, perché forse la differenza sta lì, però siamo molto soddisfatti. Ma sensazioni sono positive, la squadra oggi ha dimostrato veramente di esserci, abbiamo fatto una grande partita contro, voglio dire, una grandissima squadra quale l'Enna. Il risultato alla fine lascia un po' di rammarico, però va bene perché è comunque un punto che muove la classifica e soprattutto abbiamo visto una partita di vecchi tempi qui al Palmintelli. Speriamo adesso, dalla voce si capisce pure che ho gridato parecchio, quindi speriamo adesso di ritornare a giocare al Tomaselli in uno stadio degno di una partita di calcio. E comunque faccio i complimenti al mister e a tutti i giocatori, perché veramente oggi hanno dato e dimostrato attaccamento a questa squadra. Noi come società ci prefiggiamo questo, di fare bene, di continuare a fare bene, e speriamo che da adesso il partito renda un nuovo campionato. No, ho visto una gran bella partita, ho visto un gran cuore da parte dei ragazzi e da diverse settimane che provo a inculcargli la mentalità vincente. Oggi ci abbiamo provato in tutti i modi, purtroppo potevamo chiuderla facendo il 2-0 con Martorana, poi quando non la chiudi contro un'Enna così, così forte rischi di pareggiarla, come è stato d'altronde. Però devo far solo un plauso ai ragazzi, perché hanno meritato tanto, hanno meritato questo pubblico, e se continuiamo così prenderemo grosse soddisfazioni.